tutti ragazze e ragazzi, benvenuti sul mio canale. Oggi vi propongo un video haul per quanto riguarda alcuni acquisti con i saldi di Kiko. Ho fatto degli acquisti, l'avevo fatto anche in precedenza quando ci fu il regalo, la pochette e tutto, però siccome avevo intenzione di acquistare altre cose, poi c'è stato il periodo di pausa che mi sono, diciamo, data proprio delle ferie, ma di YouTube, per quanto riguarda YouTube, perché chi è mamma non va mai in ferie, e chi ha una casa, non proprio perché ho, diciamo, soltanto le mamme. Allora, la prima cosa che vi faccio vedere è questa pochettina che la davano in omaggio se prendevi 3 prodotti della linea, e quindi ho preso i 3 prodotti della linea, ho preso soltanto questi 3. Di questo ho sbagliato, cioè non ho sbagliato io, ma ho sbagliato la commessa, perché io le avevo chiesto quello con il rosa al gusto di fragola, non mi ricordo, ma arrivato a casa ho visto che era al gusto di arancia, che è questo. L'odore non è, diciamo, che mi dà fastidio, però avevo scelto l'altro. Questo è il Fruit Explosion ed è un olio per labbra come quello. L'odore è carino, è chimico ovvio, però l'odore è carino. Questo è simile a quello di Astra, che ha fatto uscire un paio di mesi fa. Non l'ho mai provato e quindi lo proverò assolutamente. Poi ho preso un rossetto, anche se, diciamo, siamo in estate e tutto, io non utilizzo molto i rossetti, però l'ho voluto prendere perché mi piaceva tantissimo. Ho preso lo 06 della linea Fruit Explosion, questa era la linea. Ho preso lo 06, che colore potrebbe essere? Mi piace tantissimo il pack perché ha queste goccioline, goccioline che sono dei semini. Allora, il pack è molto molto bello perché, vedete, ha tutte queste striature, tipo come se fosse la parte di fuori di un cocomero, ed è molto molto carino. E il colore è questo, è una specie di fragola un po' più... sì, una fragola, sì, un color fragola. Molto molto carino, questo ovviamente lo proverò sulle labbra, meno male che non è sciolto perché qua il caldo si sta facendo sentire in una maniera assoluta. E poi l'altro prodotto che mi incuriosiva tantissimo era della Fruit Explosion sempre, ed era lo spray. Mi è piaciuto tantissimo sia la boccettina che quando l'ho spruzzato lì, la commessa me l'ha fatto spruzzare, quindi l'ho spruzzato. L'erogatore e tutto mi è piaciuto tanto e quindi l'ho voluto prendere, ha tipo i cocomerini qua stampati, ed è molto molto carino. Non lo utilizzo perché ne ho alcuni aperti e quindi non mi va di aprire tutto, magari i rossetti li utilizzerò strada facendo. Poi ho fatto l'ordine, quindi mi è arrivato tutto a casa perché c'è stato un periodo che non sono uscita nemmeno fuori dal portone, e quindi ho preso alcune cosucce, li metto qua e ve li faccio vedere. Non sarà un video lungo perché queste cose non sono tantissime. Allora, mi sento capelli dappertutto, non so voi. Allora, ho preso della linea di Wonder Woman questi qui, che sono i Powder Flash Lip and Cheeks. Quindi sono, mi avvicino perché sono stanca. Questi sono dei prodotti che possono essere utilizzati sia per quanto riguarda le guance, sia per quanto riguarda le labbra. Le ho prese perché, come mi vedete, io non ho niente sul viso tranne l'ombretto con il mascara e un rossetto. Poi ho messo un po' di blush in polvere perché non volevo utilizzarle, perché volevo far vedere intatti, ma ho visto tantissime, specialmente su TikTok, ho visto tantissime persone che si truccavano con questo prodotto e facevano tutto con questo, e quindi l'ho voluto prendere. Il caldo si fa sentire, dà un pochettino fastidio, quindi anche mettersi il fondotinta, anche no grazie. E quindi ho preso, ovviamente le ho prese tutte scontate, ho preso tutte e tre le colorazioni, 1, 2 e 3. Ve li faccio vedere. Di questo veramente ho visto un sacco di tutorial, e sono queste. Ora ve li swatcho. Questo è lo 01. Vedete, sono intatti, hanno questo beccuccio così. E ho preso questo, che è un colorino tipo un beigiolino chiaro. Molto carino, questi veramente anche per fare dei blush ottimi. Poi lo 02, che è un po' più rosato, questo è un po' più beige, questo è un po' più rosato. Io non lo so se devono essere
shakerate, ma credo di no. È l'effetto che hanno e durano tantissimo, veramente tanto. Ecco, ve ne metto di più così si nota. Vedete, questo è molto più rosato, tipo malva. Molto molto belli veramente. A me sono piaciuti. Il prezzo era buono, quindi accoppiata vincente. E il terzo è molto più malva, più diciamo sulle mie corde. Ed è questo, cioè vedete, sono tre colori, uno diverso dall'altro, e possono essere utilizzati sia sulle labbra che sulle guance. E quindi li volevo prendere assolutamente. E ho pensato, quando ci saranno gli sconti, proverò a vedere se ci sono. E fortunatamente, tutto quello che mi sono segnata per quanto riguarda Kiko, alla fine sono riuscita a prenderlo. Tolgo un secondo questi qua per quanto riguarda le labbra perché sennò sporco tutto. Un altro prodotto che vi faccio vedere sempre della Fruit Explosion, questo è uguale al pack del Beauty, molto molto carino, ed è il blush. Questo l'ho visto sempre su vari video e mi è piaciuto tantissimo questo colore. C'erano altri due colori, se non mi sbaglio erano tre, ma questo mi piaceva di più perché diciamo si intonava per quanto riguarda il mio colore preferito di blush, che è una specie di malva, non lo so se va shakerato, però lo vedo un po' mixato, boh, non lo so. Comunque la confezione è così, vabbè, si vede anche qua. La confezione è così e poi la aprite, c'è un pennellino così e il colore in questione è questo. Specialmente in estate, io adoro questi tipi di colori che sono una specie di biscotto mixato con il malva, e a me piace tantissimo questo effetto su di me. Lo dovete mettere se volete applicarlo con questo, oppure tipo io l'ho messo, cioè io l'ho visto mettere sulla spugnetta e poi tamponarlo sul viso, oppure li mettete sul dito e lo tamponate, come volete fare fate, sempre per quanto riguarda il fatto di metterlo così sul viso, non lo so, poi col fondotinta si mixa qua dentro, non lo so, poi fate voi. Comunque il colore mi piace tantissimo perché non è di quei colori sgargianti, ma io l'ho visto applicare, lo potete applicare tamponando e lo potete mettere diciamo come volete, o una diciamo delle guance un po' tenue oppure delle guance molto più evidenti mettendo più prodotto. Devo dire che mi è piaciuto. Un'altra cosa che ho preso è il face primer, questo l'ho visto in tantissimi video. Posso dire che questi acquisti sono stati fatti tramite i video di altre youtuber, ed è il primer, questo qui. Io lo volevo così piccolino, è questo. Lo volevo perché lo volevo utilizzare proprio nella sezione T del mio viso e vedere se riuscivo a non avere screpolature, specialmente in inverno. In estate non mi interessa, ma in inverno sì. E quindi ho preso questo. Poi ho preso gli ultimi tre prodotti, che sono questi qua, quindi di varie uscite di Kiko. Ovviamente la palettina che mi ha convinto tantissimo, ho visto tantissimi video tra cui Trucchina 100 che ha fatto vedere queste palettine. Io ho preso la 02 Sleek Mauve, ma dai, la palette in questione è così, è molto molto carina perché ha questo effetto tutto intagliato tipo delle sedie di paglia, una cosa del genere, mi piace molto. Alcuni hanno detto delle borse, io non ho borse in questo genere, ma comunque ha uno specchietto e questi sono i colori. Devo dire che sono dei colori molto molto carini, veramente. E sapete tutti che io adoro acquistare proprio le palettine di Kiko perché queste qui in edizione diciamo limitata, perché poi li colleziono. Questi sono i colori, sono veramente uno più bello dell'altro. Vediamo se riesco a metterli qua. Sono uno più bello dell'altro, veramente. E io faccio la collezione proprio delle palettine piccoline di Kiko. Questi sono i colori e mi trovo benissimo. Mi trovo benissimo con questo tipo di palettine perché se faccio un viaggio o qualche cosa,
Io preferisco portarmi queste qui che sono piccole, li mettete dentro la pochette e andate via. Tipo, siete al mare, se vi dovete truccare, che dovete andare da qualche parte, ce l'avete a portata di mano e pace amen. Poi, ho preso due blush, se non mi sbaglio, uno della Ray of Love, di questa linea per quanto riguarda San Valentino, e uno della Mood Bust, che è questo. Allora, quello della Ray of Love è un highlighter, perché così, sapete tutti che io colleziono anche i blush e l'illuminante di Kiko. Questa volta ho cercato di non prendere tantissime cose perché ancora devo sfruttare alcuni che posseggo, ma ho preso, diciamo, quello che mi piaceva di più, e questo è l'highlighter. Ve lo faccio vedere, mi piace tantissimo perché ha tante venature, vedete? Cioè, questo è l'illuminante, vedete tutte queste venature con il viola e tutto, e questo è il colore, e ve lo metto qua. Certo, con l'abbronzatura si nota, io ho un velo di abbronzatura. C'è mia nipote che ha 5 anni, è molto più abbronzata di me, la prende subito, cioè lei è una proprio scura, anche di carnagione, molto molto bella l'abbronzatura. Comunque questo è... Vi volevo far vedere che sta andando via il fatto che questo non è uno swatch, anzi adesso il braccio è tranquillo. Ma sono andata a fare l'analisi, la dottoressa che mi ha fatto l'analisi mi ha fatto un ematoma che non riuscivo nemmeno a muovere le mani. Quindi meno male che adesso se n'è andato. Poi ho preso il blush, l'ultima cosa, sì, ho preso il blush Perfect Move ed è lo 03. E vi faccio vedere come. Allora, il pack è bellissimo, è soft touch, molto molto bello. Avevo visto la palettina che la Lizzy decanta e poi ha fatto comprare anche a Betty, ma io ho quella precedente, quindi non l'ho voluta prendere. Se è uguale, mi dà noia prenderla uguale. Ho preso questo blush, ma dai, che prendevo questo blush, era quello che mi istigava di più in assoluto ed è un Malva bellissimo ed è questo. L'unica cosa è che è più, diciamo, glitterato, no, glitterato, più luminoso come blush, e quindi lo potete utilizzare in questo periodo specialmente, e lo potete utilizzare senza l'illuminante perché poi viene anche troppo l'effetto, e a me non è che piace tanto. Questi sono stati tutti gli acquisti che ho fatto per quanto riguarda Kiko, i saldi di Kiko. Devo dire che mi sono piaciuti. Non ho preso tantissime cose perché, sinceramente, avendo, mi tolgo tutto il G-Watch, avendo altre cose e non riuscendo a utilizzarle perché quest'estate veramente mi sono truccata poco e niente. L'unico make-up che riesco a fare è quello che mi vedete adesso. Gli occhi, le labbra e un po' le guance, basta. Perché veramente fa troppo caldo e non riesco a truccarmi. Però questo è per quanto riguarda gli acquisti fatti per quanto riguarda i saldi di Kiko. Ho preso anche qualcosa per quanto riguarda di Wycon, ma vi farò un video a parte perché non riesco a metterle tutti qua perché già il video siamo arrivati quasi a 20 minuti. Adesso ci sarà qualche taglio, qualche cosa, e quindi è meglio farne un altro. Per quanto riguarda questi acquisti è tutto, spero che ovviamente che vi siano piaciuti. Io come sempre vi mando un grossissimo bacio e come vi dico sempre, se vi è piaciuto il mio video, spolliciate e se vi va noi ci vediamo al prossimo video. Ciao ciao!